Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della malattia dell'occhio secco e lo faremo insieme alla dottoressa Simona Parise che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, bentrovata. Bentrovata dottoressa, perché oggi parliamo della malattia dell'occhio secco? È una malattia molto frequente questa? Oggi parliamo di malattia dell'occhio secco perché tra le condizioni patologiche più frequenti in oculistica, circa il 20% dei soggetti adulti sopra i 40 anni presentano sintomi da occhio secco, in alcuni studi addirittura fino al 34% della popolazione adulta. L'incidenza è quasi doppia, nelle donne rispetto agli uomini. Tra l'altro questo dato è anche in crescita perché ci sono una serie di condizioni sfavorevoli che agevolano l'insorgenza dei sintomi da occhio secco, come ad esempio lo smog, cattive abitudini come passare molto tempo davanti ai device come cellulari, tablet o schermi televisivi o computer, lo stress anche. E poi se consideriamo anche che è una patologia che può essere un po' sottostimata perché molte persone si rivolgono all'oculista perché riconoscono di avere un problema, dei sintomi, quando sono frequenti, insistenti, ma talvolta quando dei sintomi si presentano in maniera sporadica, tendiamo ad attribuirli a delle condizioni ambientali. Mi lacrima l'occhio perché c'è vento, mi brucia perché c'è l'aria condizionata, ho dormito poco, ho lavorato troppo, senza sapere che in realtà quelli sono i primi sintomi, le prime avvisaglie di una patologia di occhio secco che si sta slatentizzando, quindi sta passando da una fase subclinica ad una fase clinica conclamata, per cui possiamo ipotizzare addirittura una prevalenza maggiore, di questa malattia. E tra l'altro oggi sappiamo che anche in altri ambiti, a predisporre all'insorgenza di una malattia o a determinarla, appunto, non c'è solo il nostro patrimonio genetico, il nostro genoma, ma c'è anche da considerare tutto ciò che ci circonda, che adesso è stato coniato un termine in altri ambiti della medicina, ma che si può applicare anche a questo caso specifico, che è quello di esposoma, cioè l'insieme dei fattori esterni a cui siamo esposti e innescando una serie di eventi biomolecolari fa sì che quello che è scritto nel nostro codice genetico esiti o meno in un quadro clinico conclamato e nell'ambito di questo quadro clinico che si verifichino più o meno sintomi gravi. Sì. Benissimo, dottoressa, quindi abbiamo visto come la malattia dell'occhio secco abbia un'incidenza altissima sulla popolazione e come a quanto pare le donne sono quelle più colpite. Ma che cos'è esattamente l'occhio secco? È un occhio senza lacrime, un occhio asciutto? Non necessariamente un occhio secco ha poche lacrime, piuttosto le lacrime sono di scarsa qualità, quindi talvolta può accadere che l'occhio, per compensare questa carenza di lacrime buone, addirittura risulti lacrimoso, eccessivamente umido, perché lacrima di più. Dunque questo nome è ingannevole, oltre che anche riduttivo, perché è una patologia estremamente complessa. Con il semplice occhio secco noi in realtà andiamo ad indicare una patologia multifattoriale, ovvero determinata da più processi patogenetici che coinvolge non solo il film lacrimale, ma in toto la superficie oculare, quindi palpebre, congiuntiva, cornea e ghiandole annesse al sistema, che tra l'altro sono tutte strutture sotto il controllo del sistema nervoso, immunitario, endocrino e vascolare, quindi una patologia estremamente complessa. Nel soggetto sano, la superficie oculare davanti ad uno stimolo negativo, che può essere un ambiente troppo asciutto o l'aria condizionata, riesce a mantenere la sua integrità sia anatomica che funzionale, grazie ad un bilanciamento molto fine delle sue funzioni, quindi restando in uno stato di equilibrio. C'è l'insulto, il sistema risponde, il paziente non avverte niente.
ruolo chiave in questo sistema gioca il film lacrimale, che ha tre strati distinti, uno mucoso, uno acquoso e uno lipidico, che svolgono ognuno una funzione precipua. Nell'insieme hanno il film lacrimale ha funzioni ottiche, perché rende liscia e specchiante la cornea, quindi fa sì che le immagini entrino nell'occhio nitide, nutritive, perché contiene sostanze appunto che nutrono gli epiteli della superficie oculare, lubrificante, perché garantisce uno scorrimento agevole delle palpebre sul bulbo oculare, protettivo anche perché al suo interno contiene delle molecole che hanno azione difensiva, microbicida, ma anche chiaramente una funzione di rivestimento e di mantenimento della temperatura dell'occhio stesso, nonché una funzione di lavante, perché qualsiasi cosa che possa essere irritante per l'occhio viene via via portata via dal film lacrimale, che è in continuo rinnovamento, in continuo turnover. Tuttavia, se lo stimolo irritativo negativo per l'occhio è intenso o persistente, la superficie oculare non riesce a preservare questo suo prezioso stato di equilibrio. Quindi, in questo caso, alterazioni qualitative delle lacrime, che sono più concentrate, rendono il film lacrimale instabile e meno funzionale, quindi perde tutte quelle sue proprietà. Si innesca un processo infiammatorio che può essere dapprima subclinico, cioè il paziente non lo percepisce sempre, percepisce i sintomi solo in condizioni sfavorevoli, ma tuttavia piano piano i tessuti, gli epiteli subiscono dei danni e a loro volta portano all'alterazione del film lacrimale e il circolo vizioso negativo che si innesca. E si autoalimenta, e se non è opportunamente interrotto, fa sì che quel processo subclinico, che viene oggi definito parainfiammazione, diventi un'infiammazione vera e propria, e il paziente inizi dunque a percepire quei sintomi in maniera sempre più insistente, persistente e grave. Questi sintomi possono essere vari, generalmente i più comuni sono sensazione di qualcosa, di un corpo estraneo nell'occhio, fastidio alla luce, ma anche annebbiamento, disturbi visivi, appannamento appunto della vista, desiderio di stare ad occhi chiusi. E questi sintomi possono talvolta essere talmente gravi e invalidanti da limitare il paziente nelle sue azioni quotidiane, anche leggere, stare al computer, guidare, guardare un film di notte o di giorno che sia, addirittura fino a portare dei pazienti ad un vero e proprio stato di depressione quando questi sintomi diventano importanti, perché tutto il giorno, tutti i giorni, questi sintomi poi sono veramente invalidanti. Dottoressa Parise, lei prima accennava come l'ambiente esterno possa influenzare l'insorgenza o l'andamento di una malattia. Quindi ci sono particolari fattori che predispongono a sviluppare l'occhio secco? Sicuramente, oltre al progredire dell'età e al sesso femminile, di cui abbiamo già parlato prima, due fattori che si correlano fortemente con l'insorgenza delle disfunzioni lacrimali. Ricordiamo sicuramente patologie che classicamente, storicamente, si associano ad occhio secco, come le patologie autoimmuni, che comunque rappresentano fortunatamente una piccola percentuale dei casi. Invece una grossa fetta dei casi è dovuta all'utilizzo di alcuni farmaci, perché sono farmaci estremamente diffusi nella nostra vita quotidiana: antistaminici, diuretici, ansiolitici, antidepressivi, sonniferi, tendono a ridurre la produzione di lacrime, così come riducono la produzione di lacrima perché agiscono sull'arco riflesso che la stimolano, i postumi di un intervento chirurgico oculistico o l'applicazione costante e prolungata di lenti a contatto.
o viceversa, anziché bloccare la produzione delle lacrime, ci sono altri fattori che ne alterano la struttura, come ad esempio dei deficit vitaminici, la presenza, l'utilizzo di colliri con conservanti, la presenza di allergie. Ecco, tutto ciò rende il film lacrimale più instabile, quindi anche se non c'è un difetto di produzione, c'è poi invece un difetto di qualità, così come anche gli ormoni sessuali, perché abbiamo visto una differenza tra sesso femminile e sesso maschile, ma perché gli androgeni agiscono positivamente a livello della secrezione delle lacrime, mentre invece gli estrogeni negativamente, ed è il motivo per cui le donne che assumono estrogeni per motivi anticoncezionali o per motivi di terapia sostitutiva spesso sono soggette a questo tipo di disturbi. Dottoressa, diagnosticare la malattia dell'occhio secco è così complesso come il meccanismo che la determina? C'è un percorso suggerito da un board di esperti che periodicamente, sotto l'egida di un'importante società scientifica internazionale di superficie oculare, si riunisce in un workshop del quale vengono pubblicati poi gli atti a beneficio degli oculisti, che ci dà appunto delle indicazioni chiare e precise degli step da seguire per fare una corretta diagnosi di occhio secco. Questo che sembra uno schema abbastanza complesso di diagnosi, in realtà contempla tutti i test abbastanza comuni che possono essere effettuati in un buon ambulatorio oculistico. Si parte innanzitutto dal parlare col paziente, quindi chiedere se presenta dei sintomi, con che frequenza, tutti i giorni, con che gravità vengono percepiti. Dopodiché, se il paziente, rispondendo a questi questionari che hanno proprio delle validazioni, dei riconoscimenti scientifici, rispondendo a queste domande, noi rileviamo che il paziente ha dei sintomi e ci fanno porre il sospetto di una patologia d'occhio secco, proseguiamo con gli step successivi. Quindi andiamo a chiedere al paziente se assume i farmaci di cui abbiamo parlato prima, se ha le patologie che le menzionavo prima. Quindi facciamo delle domande per individuare quelli che possono essere i fattori di rischio che possono indurre all'insorgenza della patologia. Dopodiché passiamo al vero e proprio esame clinico, dove al di là di un'analisi generale della superficie oculare, andiamo a somministrare ai pazienti dei test diagnostici che ci fanno, se positivi, ci confermano uno stato del paziente di occhio secco. Posta diagnosi di occhio secco, poi dobbiamo andare a differenziare fra un occhio secco da ridotta produzione di lacrime o un occhio secco da iperevaporazione, quindi una lacrima più instabile, composta male nelle percentuali, nei rapporti fra i vari strati e che quindi ha una tendenza ad evaporare più in fretta, posto che alla fine la catena di eventi che viene scatenata è sempre la stessa. Per cui andiamo a identificare quale tipo, quale sottotipo di occhio secco è e a che livello di gravità. E poi si passa alla terapia, ovviamente. Alla terapia, quindi le cure, dottoressa, sono efficaci? Allora, se quei signori esperti di prima ci hanno dato un algoritmo semplice da seguire per la diagnosi, diciamo che l'algoritmo decisionale per la terapia è un po' più complesso, perché in realtà la terapia va cucita sul paziente. Ora, lo schema visto, proposto, non lo analizzeremo nel dettaglio, ma ho voluto mostrarlo solamente per dare l'idea di come il trattamento dell'occhio secco comunque rimanga una sfida per l'oculista e richieda appunto un approccio individuale per ogni singolo paziente, potendo variare dal semplice watch and wait, quindi osserva il paziente, aspetta che ti dia qualche segnale in più, il suo occhio ti dia qualche segnale in più, oppure
oppure un trattamento preventivo per chi magari è predisposto a dei fattori di rischio e ha necessità per qualche motivo, come per esempio sottoporsi ad un intervento chirurgico, ha necessità che la sua superficie oculare sia in equilibrio, in omeostasi, oppure fino al trattamento vero e proprio dei pazienti con casi di occhio secco conclamato. E anche lì la terapia può variare da una semplice terapia con sostituti lacrimali fino a veri e propri farmaci più importanti. L'obiettivo finale del trattamento dell'occhio secco comunque è ripristinare l'equilibrio, l'omeostasi della superficie oculare e del film lacrimale. Si può fare localmente sicuramente con sempre con più successo grazie ai continui progressi della ricerca farmaceutica. Oggi non abbiamo più delle semplici lacrime artificiali che hanno una funzione sostitutiva di andare a sopperire al volume di lacrime. Adesso abbiamo dei sostituti lacrimali attivi, quindi che all'interno contengono delle molecole in grado di molecole naturali, sintetiche o addirittura farmaci a bassissima concentrazione che hanno la capacità di supportare la superficie oculare nel suo percorso di guarigione. Ma al di là, per ricollegarci a quanto abbiamo detto prima, al di là del trattamento locale sulla superficie oculare, noi dobbiamo individuare sempre le cause, i fattori di rischio che hanno portato allo sviluppo della patologia, perché dobbiamo scegliere il corretto trattamento non solo sull'occhio, ma anche a distanza, perché ci siamo detti prima che tanti fattori possono influire sull'insorgenza dell'occhio secco e sulla sua gravità. E per questo è importante potersi interfacciare magari con i colleghi che seguono quel paziente o a cui sottoporre quel paziente per capire di più perché il suo occhio secco. Parlare con magari col reumatologo che sta facendo diagnosi, sta cercando di fare diagnosi di una malattia autoimmune, piuttosto che l'endocrinologo che cura la tiroide, che è una ghiandola correlata con i disturbi della superficie oculare, col cardiologo che deve valutare se il paziente può ridurre o sospendere il diuretico, o il nutrizionista che deve curare il microbiota intestinale, o il ginecologo che ha prescritto una terapia ormonale sostitutiva. Ecco, sono tutti esempi, pochi, estemporanei, però lampanti, e ce ne sono molti altri che ci fanno comprendere come ogni parte del nostro corpo, anche la più piccola, possa essere strettamente interconnessa con le altre, e dello stato di salute delle altre parti del corpo risente. Quindi dobbiamo sempre cercare di mettere il paziente al centro, fare un lavoro di equipe ed una medicina a 360 gradi intorno a lui. Benissimo, dottoressa Parisa, io la ringrazio molto per essere stata qui e la ringrazio per averci parlato di una patologia che riguarda tantissime persone a causa proprio della sua incidenza. Grazie. Grazie a lei, grazie per l'opportunità. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.